se deve fare foto le faccio. Tanto... Siamo in live. Forse. Siamo in live, veramente. Non lo so. Seguendo la macchina. Ma perché sa, non è un gran momento. Come no? Il momento migliore di sempre. Ah no, così si sposta la macchina, perciò devo lasciarla ferma. Eh sì. Voi vi chiederete, ma come è successo tutto ciò? Tanto a tutti. No, che peccato. È già partita la live, spero. Spero che sia partita, sì. Adesso perché abbiamo creato un pendolo con una macchina. Beh, adesso è più bella di prima, però. È un nuovo modello, è una Fiat Panda. Venga, dopo aver fatto una manovra di skate sulla rampa, siamo rimasti chiusi dentro. Non ci aspettavamo. Tanto ma amo... quanto duro ma perché... sto cartello. Tira giù gli alberi, lo blocca un palestro. Vabbè. Allora... non si può salire mai. Ah sì. Beh, visto quello che ha fatto sta macchina, direi che... Ma porca se vuoi dire tutto l'è possibile, invece no. Tutto l'è impossibile. È partita una musica. È partita una musica, allora ci vediamo all'altro. Ah, ok. Oh. Bill Squire. Detto Billy Bill. Andiamo, andiamo. Come potete vedere, siamo tornati su GTA, signori. Stiamo andando a rubare Casper. Cioè, Jester. Jester. Fraster. Just another one bite to dust. Just another Fraster. Just another Ciao. Fraster. Qual è la macchina giusta? Questa immagino. Ma questo credo sia un cavolo, un giocatore. Spero non si sia offeso, signor giocatore. Ma non è un giocatore. Come no? Signore, dobbiamo rubare con la macchina. Ah, è la macchina tu. non volevo dirlo, ma. Ok, ok, ok. Va tutto bene. Bisogno. Gli devo sparare? Non la danneggi troppo che dopo devo ripagare tipo tasca mia. Vabbè, ma non penso che contano il danneggiamento prima. Forse da quando la guida. Ma c'è un pallino dietro. E mi sa che qualcuno che lo scorta. Ah. Vabbè, io direi lo sorpasso e lei spara. Va bene. Aia, sto ponte me lo ricordo. Però, perché non lo vedo, sono stato in spalla. Scusi. Infili che se lo ricorda quel ponte, ci sono rimasti incastrati un attimo. Ok, ho ucciso la scorta. Non riesco a beccarlo, è troppo vicino. È morto. Alleluia. Come vedete, apra la Casper. Mo se ci sono 50.000 euro di danni. Euro. $990. È fisso, 990. Andiamo, andiamo prima che ci vedano gli altri. Ma dobbiamo scendere e andare indietro. Non scenderei col salto perché la roba è un po' di più di altro. Vada, vada. Non si preoccupi. E io posso tornare a questa visuale qua. Ciao! Come potete vedere. Cos'è il signor giurato? Vale. Una volta si chiamava Sharona, ma. Ha cambiato sesso. Esattamente. È tornato al sudo. Beh, però, non che si noti visto dalla macchina, vorrei dire, ma per fortuna l'abbiamo solo rubata. E... bene, stiamo facendo il colpo, io sono un CEO. E che io sono quello che lava i piatti. Però oggi guido anche auto da corsa. Come potete vedere, siamo rimasti con pochi soldi, quindi. Dove che si vedono i soldi? Dei poveri in canna. Come potete vedere là sopra, 1, 2, 3, 4, 0 sono i miei soldi. Manco farlo apposta. 1, 2, 3, 4, 0. Esattamente. È soltanto $12.000. È cominciato peggio di me. Però sono il CEO. Vabbè. Sono una infatti persona importante. Infatti sei tu che paghi me. E vedi. È bello che devo pagare le spese adesso della macchina, ma... No, beh, meno male che adesso non abbiamo fatto tre... Quasi. Se non abbiamo fatto 3.000 di danno. E... Oddio, 3.000 di danno scappando da una Batmobile. No, no, beh, infatti. C'è tanto che non abbiamo dovuto pagare il back-in. Prima. Voi ma non paga avete pure visto? No, qua no. Nella in single player, sì.
a seconda del tuo reddito paghi i medici. Adesso vi facciamo vedere il nostro bellissimo, anzi il suo ho pagato il meccanico 250 euro per la giornata, 1725 per utenze giornaliere, 990 per la macchina e ho pagato te 300. Soldi più buttati alla storia sono quelli dati a me comunque. Adesso sono rimasto con 9000 adesso. Vabbè, facci lei che io non sto guadagnando niente da portare le sue auto qua dentro. Ma una cosa. Se arrivo a zero, cosa succede? Mi portano via i locali? Ma è difficile che stai tanto tempo a zero. Ho speso 3000 a botta. Allora facciamo così, intanto che siamo in live, andiamo a vendere la roba del magazzino di là. Va bene. E qui le lasciamo qua in cantiere un attimo. Andiamo. Vi riscuoti un po' di soldi di lì. Ma noi siamo vestiti troppo seriamente per fare questo lavoro, signor giurato. Ma chi è che suona? Ah. Uno fuori che mi sta rubando l'auto. È tua? Io gli sparo. Abbandonato tanto. Forse. Come lo vedo bianco. Chiama la Mary Weather. C'è un giocatore. No, è un giocatore. Giocatore. Hi. Sto attento. Hello. Mi armo. No, volevo dire. Sai che macchina se ne vada. Credo abbia. Ok. Meglio. Vada, vada, signor giurato. Ma questi squilibrati sono dappertutto. Lo so, ci segue anche da quando non fanno più le diete equilibrate di una volta. Allora, preso la macchina più derapona di sto mondo. Su via, su via. Ha preparato un colpo, ve lo dico, perché romper cazzo. Un'insalata. Insalata col polpo. Colpo. Colpo al polpo. Colpo al polpo. Una polpa di peste, di crusta. Alla pasta. Pesca. Che festa. Pescamucci. Andiamo, andiamo, va. Allora. Vediamo un po'. Dove dobbiamo andare? Al magazzino per vendere. No, stiamo andando nella parte sbagliata. Ecco di qua il mio magazzino. Ho notato che il lato era sbagliato. Ma può dire sto qui, piantare di seguirci, mi stanno prendendo le basi. Come? Perché se lo ammazzo poi ci segue ancora di più. Ha smesso? No che non ha smesso. Dobbiamo assumere? Ma anche no, io non voglio certe piantagrane nella mia società. E tanto avremo contro mezzo mondo quando facciamo la consegna. Sì, in effetti. Beh, forse non è il caso, visto che hanno le Batmobili, eccetera. Mi servono quei 188.000 dollari. Vai a chiedere io. Quindi possiamo deliberare in santa pace. Un attimo che scrivo. Dai, la L. No. Ma perché? Vediamo un po' cosa rispondo. Ma non era quello che volevo dire. Allora. To the bathroom. Ma ok, mi sono messo io alla guida, ecco perché si è riacceso. Allora, vediamo un po'. Vabbè, io sto fuori, lei sì, 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 sì. Alfred. Non c'è Alfred, sono un povero in canna, mica ce l'ho il maggiordomo. Allora. LOL. Quella facciamo, 13 casse per 188.
o solo 7 per 94. Come preferisci tu? Non so cosa. Per me è indifferente, fanno 7 o 13. Proviamo con 13? Rischio. Rischiamo, mandiamo tutto in vacca. Ci proviamo. Al-Akbar. Al-Abaubau. Vabbè. Allora che facciamo? Facciamo grande rischio. Volevo invitare qualcun altro, tipo Pumpkin. Ma non credo che. Ah, ma c'è il Motorcycle Club con gli altri due. Io farei 94, poi vorrei perdere tutto. È 94. Dai, vediamo. Aspetta, è giusto per non essere a zero tu per le altre spese. Che succede? Fai su Abba. Minchia, potevamo farla quella totale. Vabbè. È quella più facile, quella della parte. Andiamo, andiamo. Aia. Non si preoccupa. Scusi, cosa mi ha detto? Per quell'albero non l'ho sentita, c'è stato un botto. Non si preoccupa. Sul testo. It's an international deal. Altre so botte di culo. Goods are on a boat down at the docks. Get it out to the dock. A prendere un iceberg anche con la barca. Cosa succede? Andiamo a nuoto? Che dice? Che conviene. Vabbè, da che parte è uscito sto qua? Allora, segui, mi segui. Arrivo. Anche quello lì ha scritto I believe I can fly. I believe I can fly e poi swim, perché sennò non avevo più. Non pensavo ci fosse l'acqua così presto. Meglio la scaletta. Non è che succede. Non ci sono gli squali come il giocatore singolo. Magari ci sono i draghi. Cos'è successo? Mi hai succhiato il mostro di Loch Ness. No, signor giurato. Lo giuro, non è colpa mia. Ma l'hai giurato. Io sono malato. Lo sappiamo. Di mente. Non si preoccupi, anche è risaputo e documentato. Quando riesco a salire, ecco. Ecco, adesso devo trovare un mezzo di trasporto qua. Maledetto mezzo di trasporto che non c'è manco a morire. Aspetta. Ho un'idea. Fermo. Veicoli SEO. Dovrei avere una macchinetta. Ah, c'è un'auto. Ok, la prende. Mielda! Oh! Perché gli hai sparato? Volevo fare il gangster. Allora. Vada. Andiamo a prenderci ciò che è nostro. E ciò che non è nostro ha maggior ragione. Sembra onesto. Ragazzi, si esce. Cosa è successo? Non avevo visto la rampa. La rampa, il separatore di corsi. Allora, l'ho trasformata in una rampa. Ma sì, la gente che sta andando alla nostra barca. Gente che rampa. Fammi vedere la mappa. La nostra bar. No, sono andati da tutt'altra parte, per fortuna. Non si. Aia. Mamma mia. Non l'avevo visto. Gente che non sa. Allora. Sì, va bene. Tutto a posto. Tutto in ordine. Ho accelerato un po' i tempi. Allora. La barca là in fondo, vediamo. Io saluto. Salve! Ciao! Aia! No, non cade in acqua, per favore. Che bel muso che questa macchina. Ha visto? Sì. È quella la barca? Questa. Ma perché mi sono lanciato contro il muro? Oh, dai. Ma che barca è?
E da dove si sale oltretutto? Ah, ok. La scaletta, dove vuoi salire anche lei? non vedevo. Era un arduo compito, sparare a tutto quello che ci insegue, io guido. Ok. Un attimo che trovo una postazione adatta alla mia impresa. Non si preoccupi. Andiamo. Lasciamo questa terra di infamia e poco onore e troviamo la vendetta sui monti lontani. Non ha senso tutto ciò, ma andiamo. Forza, forza, è partito il segnale globale. Globale. Deve stare in zona bassa o cabina. Arriverà a basso. Ah, si arrivano i missili. Ah. C'è una cabina. No, zona cabina dove sto guidando io. Ah, ok. Era intesa quella, insomma, okay. Cabina. Ero sceso. Vediamo. Sempre bello guidare sta parte. Sempre bello, il bello. Ciò che è brutto. Come potete vedere, il mio personaggio è molto più cattivo oggi. È pensieroso. Non sa. Cosa ci aspetterà quest'oggi? Una sparatoria? Una morte? Due morti? Un razzo? Un elicottero? Devo sparare. Ho mancato tutto. Io poi anche non sparare più di tanto, passare ti ripari. Tanto quelli non possono distruggere il carico, quello che mi preoccupa sono gli altri giocatori. Sì, sì. Io non mi ricordo come faccio a riparare. No, aspetta, tu stai usando il joystick? Sì. Col dorsale destro. Non lo fai neanche con quello. Com'è? Ha il joystick da riprogrammare. Bene. Torniamo a pensare. Beh. Ma dai, neanche il tempo di pensare che i suoi pensieri sono pericolosi. Io non penserei più, forse. Aia. Guarda che se muore è un disastro. Ah, ok. Io glielo dico. Ma non mi posso abbassare, quello è il problema. Mi devo curare. Inventario, snack. Si inventi tutti i tasti possibili che immaginiamo. Che mi sto snackando. Perché se muore resto da solo. E lei rinasce sulla banchina. Non si preoccupi. Che moriamo tutte e due e la barca resta qua in mezzo al largo. Dobbiamo tornare a prenderla in qualche modo. Bevo un meteorite. O lo mangio. Allora. Do una birra. È così che è finito. Ma ogni volta che voglio fare un accenno di discussione ci sparano. Le riflessioni. Muoia. Ecco. Ho la varicella sul giubbotto. Arrivano altre due. Però siamo quasi arrivati. Va benissimo. Sono molto lontani. Intanto penso. Che sento sto bip bip che non mi piace? Quale bip bip? Un po' aggancio di missile. No, sembra del vetro. Sembra il bottino di vetro che sbatte. Ah, beh, il vecchio capitano non ubriaco. Alcuni. Eh sì. Starò facendo la cosa giusta? Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Sono già a terra. Quanti soldi? 100.000. Ne ho fatti di più. Aumento di rango sgherro. Meglio se deposito i soldi, però. Io ho guadagnato la bellezza di $6,500. Quella, vedi. Deposita. Poi facciamo anche le tue missioni, eh. Non ho niente, non ho comprato il magazzino anche, ma non c'ho niente. Infatti mi conviene fare missioni. Ma niente di niente? No. Ho il Motorcycle Club, ma non ho ancora comprato niente. Metanfetamine o robe, non c'ho niente. Facciamo qualcosa per farti guadagnare qualcosa? Ma no, ma guadagna tu, poi dopo quando facciamo le missioni con l'Eater Club o con altre cose che pagano. Ok. Perché sembra tipo il CEO anche Motorcycle Club ha delle missioni interne o qualcosa del genere. Che sono missioni molto ripetitive ma pagano bene. Beh, sei di là. Quindi che facciamo adesso?
Andiamo a prendere qualche altra auto. Va bene. Prendiamo ancora un'auto e poi avvio io il Motorcycle Club. Benissimo. Vediamo cosa succede. Allora, venga qua, va. Sì, sì, sì. Sto avendo io lì, ma in effetti... Sì, già adoperato a trovare un'auto. Eh sì. Vai, vai. Vai, caramba. I'm ready for... Ah, ok. Bene, la vedo scattante, sgargiullo, possiamo andare. Ma no, se volessi rimanere sul... E no, cado. Oh, contromano. Mi cado. Siamo contromano. E chi se ne frega. Su, via, prenda la vita contromano. Cazzo, per culo. Cosa we made vuole? A sale, boss. Sì, lo so. Finalmente siamo in affari, cosa abbiamo fatto? Se vogliamo fare delle trades per money, abbiamo bisogno di stock. The more stock we have, the better prices we can get out there. Here's bene. To us. This is how America got built. Allora, no. Organizzazione sta trasportando un carico d'armi. Chi è l'organizzazione? Non lo so. È uno tizio da solo. Ah. E beh, livello 374. È la Madonna. Allora, andiamo. Allora, che mi racconta, signor giurato? Come è andato una mattina, stamattina? Mancante, infatti abbiamo girato di sera. Ah, beh. Giusto per stare sempre sul pezzo. Sì, non ci hanno portato le brioche stamattina. Mannaggia. Siamo rimasti... Ma lei cosa aveva ordinato, mi scusi? Io... un lampino. Ah. Forse non l'hanno compresa, signor giurato. La brioche al lampino? Scusi, e tutti la conoscono, la brioche al lampino. Ma... Guardi, secondo me deve parlare con il suo capo produzione della colazione. Il signor Bounty, quello Bounty. Del cocco. Forse si è ammutinato. Beh, dopo questa sì. Ma cosa fa? Ho visto il mio capo buttarsi. Sì. Bounty. Aia, è l'asfalto è duro, mi gratta la faccia. Ah, voleva rasarsi, io dica prima. Sì, è così che ho fatto il taglio di capelli. E l'ho trovato un bel po' da quello che vedo. Sì, sì. Lo usano gli americani del Nord Dakota. È un'antica usanza, arrivava dagli indiani e si lanciavano delle salsicce, giusto? Cosa? La Dakota, quella delle salsicce. Sì, ovvio. Le salsicce. Arriva da lì. Gli ha giurato, le salsicce. Buon gioia a tutti e buon frappuccino. Sarebbe il caffè col barboncino. Non so, la casa di caffè col barboncino. Però, che buono! Sono molto proteico. Tanti peli. Tanti peli, ci può fare una parrucca per sua nonna. È tutto collegato. Che buono! Facciamo felici tutti. Una parrucca al caffè. Una mattina, una per tutti, o qualcosa del genere. Il nuovo motto. Uno per tutti, frate la mattina. Bene, stiamo una casa in vendita. Sì, questo dovete sapere che è la febbre dei soldi, quelli che non abbiamo. Sì, è la febbre del lunedì sera. Ma perché si è ricercati? Per cosa? Cosa è successo? Siamo antipatici a qualcuno? No, perché abbiamo detto soldi e abbiamo fatto una rapina e non succede. Vabbè, ogni volta che arriviamo qua dobbiamo arrivarci di fretta, no? Io arriverò con tutta la macchina. Sono entrato. Ok, andiamo. Su, 25esimo piano, le mie scarpe che spuntano. Lei non c'è. Non si preoccupi, lei facci, io aspetto. Va bene. Non perda tempo con quella bocchinata della sua segretaria. Ma... Come fa a vedermi, scusi? Lo so che si è fermato lì. Mi ha letto nel pensiero, volevo fare... Non mi ricordo come si fanno le emote. Però vabbè, lasciamo stare, ma... Era proprio quello che stavo per fare. Allora, perché ci sono dei quadri alla finestra? Vabbè. Ho rubato dei quadri, probabilmente. Sto cercando di parcheggiare sopra la sua struttura. Come sopra? non siamo arrivati in macchina. Appunto. Rintraccia veicolo.
Dai. Una Stirling. Stirling GT. Tratta. Tratta. Non targa, tratta. Majestic. Va bene. Ma devo andare sul tetto o... Dove io sono giù. Ah, okay. Giù, giù. Esci dal piano terra. Più giù, sto simulando Milano. Milano Simulator. Okay. Bello, bello. Un po' grigio, ma bello. Appunto. Ah. Però dico sto simulando. Facendo Milano. No, ho forato la gomma. Ha forato un foratino. Details should be with you on this car. Sto simulando Milano con la nebbia. Ah, ho rotto una gomma, quindi dobbiamo cambiare macchina. Vabbè. Cosa ho fatto? Mi sono rotto un... Questa è stata discesa, discesa artistica. Ma perché... Scusa. Ah, già che c'ho il cappello pescato. Dove va? Ma vengi. Cosa fa? Cosa stava facendo? Non si pazzina, signora. Come... Vabbè, ma... io vado. Ma con che voce? Mi hai pagato 6.500 dollari, grazie. Ma io? Sì, per fortuna non vengono presi dal suo conto, sennò sarebbe già in fallimento. Mi mette il segnalino, please. Anzi, lo metto da solo. Ok. Regolo bersaglio. Permesso, sto portando il cielo. Permesso, sto portando il cieco. Sta portando permesso. Il cielo nel cielo. Portando il cieco nel cielo. Il cieco sul cielo. Pagare il 26. Futuro. È un po' di pubblicità occulta. Salve. Salve. Cielo, 26. Cielo, salve. Volevo salutare. Un muro nel muto, attenzione. Salve, salve, salve. Salve, siete salve, salve. Metto la prima persona per salutare la gente. Perché questo non è un braccio vero, è una mano impilata su un bastone. In prima persona. Sembra giusto. No, vabbè. Ciao. Ciao. Dopo gamba di legno. Braccio di ferro. Ponte d'acciaio. Non l'ho fatto apposta. Due braccio di ferro. La mia era molto più banale, braccio di legno, ma vabbè, vedo che lei ci si mette d'impegno pure. E vabbè. Un buon frappuccino a tutti voi. Adesso sentiamo, lanciamo. Intanto stiamo aspettando che il signor Frassica. Lanciamo il vizio. Cioè il servizio, il vizio. E il servizio del TG1. Lanciamo... diretta, signor giurato. Signor giurato. È arrivato il momento di chiudere, quindi buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie, arrivederci. Prego, arrivederci. È stato un piacere. È stato un signor Frassica è tornato in Sardegna. È probabile. Ha dimenticato di spegnere il gas. Ha dimenticato la cena. Un viaggiato da poco, va lì, mangia e torna apposta. Ma sì. E così digerisce. Signor Frattac, se ci sta sentendo. Frassi Attack. Mars Attack, Frass Fass. Vabbè, senta, tre. Vada, vada. Andiamo corto. Per... Bando ai cianci, ciancio al bando. È entrata l'erba dal finestrino, comunque. E lo chiuda anche lei, cazzo. Ma non c'è più. Un po' e lo incollo. Ah, ok. Ha un sacchetto della spazzatura. I sacchi neri quelli. Ma va, adesso andiamo nel fiume a prendere i pesci. Giusto. Questa è un'ottima strategia, sì. Signor giurato, non lo faccia più, mi tira le testate. Che cavolo. Sto diventando intelligente, mi lasci fare. Sto dicendo, infatti, si sta notando, però, perché è un'ottima strategia. La pesca dal finestrino. La pesca dal finestrino. Se cade di rotolata su un pesce, lo tira sul sicuro. Signor giurato, credo abbia un livido sotto lo zigomo. Ah, si preoccupi, adesso lo aggiustiamo. Doppio carpiato sinistra con pala destra. Porga l'altra guancia, signor giurato. La portiera. Abbiamo perso la portiera, signor giurato. Ne abbiamo perse due, non vorrei dirci. Ah, c'è un'altra lì. Sono tutte quelle dal mio lato. Ah, sentivo un po' arieggiato. Si lamentava che faceva caldo. Guardi, vediamo il lato positivo. Adesso posso scorreggiare e non intossico nessuno. Sì, metto la chiappa fuori. Ma sì. Intanto si sa che il gas con velocità va dietro. È aperto di fianco e dietro. Era dietro il signor Frassica prima di questo discorso, perché mi sa che l'abbiamo seminato non in Sardegna, ma... Non lo so, guarda. Giù nel fiume, mi sarebbe controllato. Orca boy! Ho visto la vita ho visto una Io ho visto i pneumatici Continental in faccia, stampati. Li usano per fare i film, tipo pellicola, poi l'ho visto la vita. Palo, 50 all'ora. Stazionata. Recinzione, cespuglio, guardrail, paletto. Vabbè, chi più ne metta e che sparisca in fretta. Palo. Mi ne dia una fetta.
Aia. Sono degli aerei qua sopra. Red. Sta macchina è quasi fa un rumore brutto, fischia un pochino. È una pentola a pressione probabilmente. Ho come questa impressione. Vabbè, se non altro l'ultima curva l'ho fatta giusta. Eccoci qua. Ma scherzando. Scusi. Ah no, è una bella macchina, sembrava un rottame. Aspetta, siamo venuti fin qui per un rottame. Addirittura. Ma che succede? Ok, è una Rolls. È una Rolls di una Vols. No, scusa, quello col diamante che cavolo era? Questo è Rolls. Ah, non lo so io. Forse una Guarda, una Volkswagen. Una volta le Golf le facevano così. Guarda con tutti gli scappamenti. Ma sta musica fastidiosa in sottofondo. C'è un cane che sta ansimando. Lady Gaga. E che cazzo, non c'è più Lady Gaga. Ah, devo lasciare, va bene. Non è lì. Ah, beh, c'è Kenny Loggins. Basta che non sia la musica in sottofondo, perché quella mette All Saints. Patatine. Cosa? Bella questa. Eh sì. Non so che cazzo sia, però bello. Cashmere Cat. Un gatto di cash. Cash my cat. Paga, non che sai il gatto, ho capito, scusi. Wash my cat. Ah, wash my cat. Eh sì. Cat is not felice. The wash. Cat is an apple. Cat is an apple. Apple pie. Era troppo bella quella canzone. Per i nostri standard. Ma che la voglio comprare nel gioco? Mi sa che è una di quelle da un miliardo di passi. Di un miliardo, poi da un milione passi. Un miliardo di lire. Sono un po' piccoli questi spingenti. Ah sì, secondo lei li uso. Passano tutti sti bei mezzi. Ma dove è andato fuori strada poi? Bus Dream of Death. Va bene, va bene. Panda Bear. Si chiama Panda Bear, perché dovrei cambiare? Chissà quanti incidenti che non c'erano questo generato. Segnaleranno il video per violazione di copyright. Ciao! Tra la musica in gioco. Molto spesso capita. Infatti molti che fanno un video su GTA. Spegne la radio. Ma tanto ormai l'abbiamo già sentita per quel pezzo. Allora metto la musica più bella. Channel X. Channel X. Ho sentito un eco dal Ticino. Il eco ne ha cinozza. Ciao Tino. Si guardi la live che stiamo streamando per lei. E per tutto il nostro grande pubblico. Stiamo guidando una macchina color oro con le portiere che si aprono verso l'alto. Tipo cappottina blu con banderuola gialla. Bamberuola. No, voglio rossa. È una macchina un po' particolare, ecco. Una bella bamberuola. Voglio rossa con la cappotta gialla. E fa freddo. Ah no, era gialla con la cappottina rossa. E la banderuola? Che cosa succede? Non lo so. Si è impiccato nella chitarra. Infatti, un gatto è impiccato nella chitarra. Gente che scrive moi moi. Papo. $2000 di danno all'ultima curva. Ma no! No! Chi è Dom? Hey, ah, ma io sono sceso. Good work. Vabbè, può anche scendere se vuole, nel senso che la mettere nel garage. Le auto. Non ho fatto pagare $2000 di danni. Vabbè, capito. Ma perché è parcheggiato qua in mezzo storta, mentre le altre sono messe bene? È perché abbiamo finito le ruspe. Cioè, le ruspe. Ma qua ci sono dei pezzi di... Sì, sono i musi di auto. I musi di cavalli. Musi di cavalli. Musi di cavalli. Un po' di musi di cavalli. L'uomo è cacciato. Ma, stiamo vedendo le stesse cose, io dai, perché non so, a volte mi preoccupa. Sono vabbè, cavalli sono motorizzati, cioè, quando sono dentro il motore si dicono cavalli comunque. Allora, vediamo. Cavalli e ciucci. Sto uscendo con molta calma.
E sapo a fuoco. Allora, guarda che ci vuole mezz'ora per... Allora, sciolga il... cosa il cazzo in gulla lì. Cosa devo fare? Scusi. Questo non ah, è ok, adesso ho capito. Mi ritiro. Ha capito? Siamo tornati delinquenti. Ma no! Ma... Maledetto! Da 3 km è partito per tirare il tuo pugno. Io quello strano, ecco. Brutto cane. Lei è un cavallo. Aia. No! Ah, ho sbattuto la testa sul marciapiede. Aia, i danni saranno irreparabili. Eh sì, il cervelletto. La sbattuta di brutto anche. Sì. Aspetta che mi metto in piedi il... Va bene, faccio. Cazzo, la moto sai con club, fonda... Ma su, via, questo antifurto. E non è tanto antifurto. Se la sto rubando non è antifurto. Una difesa antifurto è una tagliola sulla portiera che mi taglia via le mani quando rubo la macchina. O sbaglio? No, no, aspetta! Stavo finendo di fare È caduto come un sacco di patate sulla luna. Fatto. Allora. Cioè senza gravità. Esattamente. Ah, bene, mi piace il nome di questo MC. È molto... Togaz. Professionale. Beh, anche la mia società comunque non scherzava. Allora, ma dove è andato? Sto andando a prendere la rat bike, perché è l'ultima cosa che mi resta. È la la bici dei topi. Right mice. Right mice. Biker mice. Biker mice. Right mice. Right mice. Ma come sono moto che cade, la moto che cade a pezzi? Right mice da mice. Right mice da... Allora, andiamo. Presidente. Fai coletta. Andiamo, andiamo. Cos'è successo? Niente, mia mamma che fa verso. Ma anche se siamo nel canale di... No, il mio canale riserva solo ignoranza, quindi okay, cosa fai? Qualunque suono. Cos'è successo? Mi sa che mi sono salvato perché ho frenato. Ho cercato di mettere destinazione nei clubhouse. Mi è passato un tizio a velocità improponibili. Ma se metto in prima persona? Ha un vede la testa. Obrobrioso, una banana sulla testa. No! No! Sto trapassando la testa con la mano. Aia. Ecco, questa è la punizione. Questi sono problemi seri, bro. Giusto, te stai vedendo. Sì, che schifo. Oddio. Ma, non posso, ma come t'avevo mancato? T'avevo mancato. Non è vero. Ha tentato un po' di uccidermi, se non è clap. Però devo dirlo, il tuo personaggio è passato da... Pensavo che lo facessi cinese, non me lo ricordavo così. Cioè, sembra un vero e proprio motociclista il personaggio di Luca Gioia. Ma come fa a esserci? Non può cambiare lì il personaggio. Non lo so, io me lo ricordavo diverso. Io me lo ricordavo diverso. Così? Sei cattivissimo. Così. No. No, con la bandana, non dai. No, così. No, no proprio. No. Ancora peggio. Cazzo, i meccanici froci. Oddio. Questo è il gemelli. Sembrati due idraulici così. No. No. Tante volte potete cambiare. Vabbè dai, tenetevi questo. Che cazzo è? Dei rumori strani. Non lo so. Così. Ah, sei cattivissimo. Ma col simbolo dei termosifoni. Non volevo tirare fuori il fucile. Tanto le trapasso la testa. Ha un prurito nell'orecchio. Si è legato il cervelletto, signor giurato. Comunque le faccio notare che... Dica. Tutto quello che ho fatto mentre guido. Ma non sei lui. Eh sì, c'è qualcuno qua. Potrei aver inavvertitamente fatto il dito medio a quel signore... Qua di... Che inavvertitamente... E c'ha la pazza morti. Ah. Capea.
No, non ha la Batmobile. Ha una mobile comunque. Quindi... qualcosa di mobile. Anche per... se avesse provato a inseguirci con un immobile. No, voglio un... non mai visto. Ma la musica. Non sono padrone di... me... vuol dire che anche quello è il mio collaboratore, ma non va. No, non credo. Oh. Al pallino bianco. Va bene, a Bomba Motorcycle Club dobbiamo fare una bella cosa. Vicepresidente. Sono vicepresidente. Ah, già fatto così. Perché mi ha rotto il cazzo che mi sta dietro. Va bene. Ok, entriamo. Arrivo. Ah, non entrare. No. Sì. Palle che mi vede in realtà sempre di 5 secondi e non c'è bisogno. Sto parlando mai in tempo. Ma cazzo. Aspetta, devo telefonare alla... signor giurato qua. Come potete vedere, potete vedere l'assicurazione. Non mi mette il dito nel naso, nell'occhio? Evidentemente lo sto mettendo nella spalla, però. Nessuno è fisso. Cosa? Nessuno è fisso, neanche la spalla. Non, cioè, il mio corpo davanti lo posso vedere. Non posso neanche cambiare di... no, se ci sono altri membri. Presidente del motoclub, però aspetta, gestisce MC membri ci sono, va bene. Non mi ricordo come si dicesse. Non ricordo. Stile. Non è vero? Ah sì, invece. Com'è che si faceva la... perché si è girato? La macchina. Come si faceva la mossa? La mossa? L'azione. L'azione? Sì, mamma, l'ho capito che ci vado a dormire fra poco. Lo stai ripetendo da 6 ore? Sgomitate. Ma cosa? Queste non sono sgomitate mai. Sulle mani! Sulle mani! Ondine. Salsa, balla la salsa. Balla la salsa. Non è vero, non l'ha mai... l'ha fatta la salsa. Il cuore è dall'altra parte, però. Zio in the house. Cos'è sto schifo? Zio in the house. Fuma? No. Tanto ignoranza. Sto prendendo. Non posso né fumare né mangiare perché non ho niente. Tanto ignoranza con Zio in the house. Perché tu non hai visto dentro il club quando si balla. Ho fatto dei video belli per l'occasione. Va bene, venghi, dobbiamo fare delle missioni che sennò non guadagno bene al cazzo. Allora, questo qua è cosa per acquistare e dire di no perché non c'è un niente da acquistare. Ah, complimenti però al murales. Ho visto? Si entra di testa e ci si butta! Aspetta, ti devo prendere... non posso saltare, che tristezza. Lo so. Comunque pagare una donna delle pulizie qua. Squale, ah, ma ce l'ha, non lavora. Ok, cosa... signorina, la scopa qua la usi per pulire, non per fare la scopa. Per fare altro. Allora. Guarda, io l'ho sempre detto. Anche al tenente Colombo, se non è russa, non lava. E infatti slava. Oh madonna. Intanto trinco qua finché non è... il mio datore di lavoro non si decide. Sì, un altro giro, donna. Hai già partita la missione, ma io stavo bevendo. Ma quanto vetri e quanto vetri? Quanti vetri? Quanto sporchi i vetri là dietro. Un altro giro, lavoro. Grazie. Ah, salve. Non lavoro. Salve, capo. Tra l'altro quella tizia lì è uguale a Gemma dei Sons of Anarchy. Pensavo già meglio il sud. Non so se ricordate il passato fuori di YouTube. Ma che succede? Perché sono in moto in mezzo alle fiamme ubriaco? Dove sono io, moto? Ma sono ubriaco, vado via storto. Vado via storto. Ok, dopo glielo prendo. Andiamo. Ma proprio devo chiudere. Lei è un sonso of anarchy. Un anarchy of songs. Ma proprio devo chiudere comunque.
vedo tutto sbrilluccicoso. Metti informazione così. 442 capo. Funziona l'idea sempre. Mi raccomando, chiamatevi capo come facevano i cattivi nei film di Buster. Per quello. Capo. Il capo. Il capo. Va bene, capo. Con voce idiota. Vado al punto di ritrovo, capo. Hai sempre ragione. Forse ho bevuto un po' troppo, capo. Questa è una macchina, è un cavallo, capo. Ma con che musica? È una capo, macchina cavallo. Capo, credo di avere un po' di nausea. Posso fermarmi a vomitare, capo? Qui c'è un altro giocatore. Ho sbagliato strada, capo. No, ma continua a cambiare segnalino. Sono tornato a... Era una finta, non è vero. Colpo di sole, sono tornato un po'... Colpo di stato e sono tornato Ma ancora tutto un po' più blu. Hai fatto male, Django? No, sta bene. Sono un po' sei fatto male, capo? Credo di aver fatto un incidente, capo. Credo di non riuscire a camminare bene, capo. Capo, ma la moto è giusto che sia così? Capo, ho avuto l'occhio insanguinato. E tu devi dire: capo, ma qual è il senso della vita? Capo, ho il muso un po' lungo. Capo, perché non mi rispondi? Capo, capo, ma io devo andare di là, capo. Capo, vedo un elicottero nemico. Uè, amico. Capo, ma quelli picchiano. Capo, ma la paga com'è? Me la sto meritando, capo. Guardi, se che sono indispensabile. Sì, se no, no. Non cammino più veloce. Che fatica, che fatica. Che è tutto sbrilluccicoso. Ok, sono tornato in me. Sono tornato a posto. Posso riprendere. Ah, la moto, ok. Vedo un aereo nemico, tutto rosso. Mamma mia. Sono camminato. Sono camminato. Sono camminato. Beh. Guardi che. Signor Frassica, lei non sa, ma andare con il giurato si impara a zoppicare il linguistico. A gioiatare. Ma dove devo andare? Mi sto un po' incastrando dappertutto. Aia, che botta. Capo, mi sa che muoio qua io. Che muoio, capo. Capo, ah no, di là si apre. Se mi arrabbio, no, e se piango, poi vado. No, come che era? Aspetta. Ma devo andare dentro o fuori dal recinto? Io piango. E se piango, mi arrabbio. E quando mi arrabbio, scendo. Capo, sto arrivando, eh. E diventa impertabile. Ma allora, non piange. Ma allora non piange. Scusa, capo, io... sono stato fondamentale, vero capo? Questa valigetta? Ah, le valigette sono tante. Questa taligetta e questa tagliola per gatto. Questa taglioletta gattioletta. Questa favoletta sui gatti. Venga qua nell'aereo, sono Du. Okay. Puoi prendere una per volta e metterla in macchina. Non lo sapevo. Non lo sapevo, capo. Capo, c'è un altro elicottero, capo. Ho sbagliato il tasto, capo. Mio, capo. Quando sono io il capo. Aspetta che le valigette con le armi vengono caricate. Capo, ho uno squarcio sull'occhio. Ma cosa succede all'aereo? Si era glitchato lo sportellone, capo. Non credo dovrebbe fare così. Capo, ho paura. Con l'aereo mi sa che è un po' impossessato. Capo, non si chiude la portiera. Ma rompere il carico che perdo i soldi. E vorrei chiudere la portiera, capo, ma... E non è quella del passeggero. Vabbè, capo. Andiamo. Quella del passerotto. Il passerotto. Abbiamo perso la portiera, capo. È passerotto perché si è rotta la portiera, se no è passero intero. Non è quella del passeggero, del passeggero. Sì, non è quella del passerotto. Andiamo, capo.
E questa è la strada? Adesso non lo sa lei. Va bene, capo, io seguo. Cioè, guido. Segui la linea. Seguo la guida. Seguo la guida gialla. Spiritica. La spirina spiritica. Faccio portare un'altra macchina, capo. Faccio portare un po' d'alcol, capo. La panna buona. Sta panna buona. Lei non sa che questo picciotto guida meglio quando ha bevuto. Immaginavo. Capo, cosa sono quelle costruzioni in mezzo alla piazza? Case. Case di capi? O no, no, quelle case. Case. Mezzo, no, quelle non so. Case di capi. Case del capo. Capo, sono troppo sobrio, capo. Andiamo a farci un cicchetto, capo. Immagina quando sei ubriaco. Adesso appena torniamo al club ce lo facciamo un cicchetto. Va bene, capo. Va bene, capo. Me l'ha ricordato, capo. Hanno dove sparato, capo. Una live così. Tenevo una live seria. Siamo in live. Ah, ok. Sì, una live seria. È MGTA che ispira queste cose, quindi... Capo, quest'uomo mi sta antipatico. Quell'altro uomo ha urlato, quindi... Ha sbagliato bene, strada. Lo so. Sto facendo manovra, capo. Non stiamo perdendo soldi, vero, capo? No. Ottimo, abbiamo capo. Il tempo, ma abbiamo 22 minuti per fare 2 km. Ottimo. Penso che... Ah, un certo che di margine. Posso invertire la rotta, capo? No, puoi comprare la rotta se vuoi. Ah, ok. Ma è già rotta, rotta la rotta. Aggiusti, capo, la devo rotta. Svoltare a sinistra? Contromano. Sì, devi tagliare nell'erba. Devo bravo. Fare il tagliaerba. Sì, devi zappare il deserto. Guarda che ho lasciato un anello in mezzo alla sabbia, lo cerchi. Sono due giocatori col 2 là. Che cazzo fa? Devo cercare l'anello. Capo, me l'ha detto lei. Torni. Cosa fa, capo? Non si fa. Non funziona così, capo. Capo, ho vomitino, capo. Ho sbattuto la testa. Sono glitchato, capo. Capo, aiuto. Sono quasi morto, capo. Mi allora, aspetti. Che ogni volta che accedevo si apre il coso dietro. Entro qua che non c'è la portiera, capo. Ecco, bravo, così perdiamo meno tempo. Sono professionale, capo. Sono efficiente ed efficace, capo. Qualcos'altro con fitta in capo, fitta gli alieni ci mandano messaggi fuorvianti. Ehi, Paco, sei arrivato sulla spalla. Paco, c'è capo. C'è capo. Non è Paco, è capo proprio. Il capo è Paco. È Paco il capo. Capo, ho un nuovo capo, si chiama Paco. Poco capo per capo. Te lo immagini tipo in uno studio con le ali conserve. Così, prenda un poco del pacco da portare a Paco, che è Paco del capo del Paco. Ma lei lavora qua, capo? La città del capo. Ho guadagnato quasi $20,000, capo. E ti ho detto, queste missioni qui sono un po' ripetitive, ma guarda. Il capo la vuoi a città del capo. Capo, lei è il capo? No, io sono il gendarme. Il gendarme? Con il pennacchio? Io sono rabbino invece. Ah, bene. È un rabbino? È un rabbino alpino. Sono un cappellino. Sono un bambino. Ho appena depositato vampiro. 35.000 euro e mi ha fatto pagare 100 di commissione. Bambino? Un bambino babbuino che può chiamare le cagate. Può chiamare l'elicottero lei? Io? Non lo so. Vediamo. Incarico. No. Può chiamare il fenicottero lei. Veicoli. Accesso al veicolo, amici. No. Vanno bombe veicolo. Contromisure velivolo. Pilota. Chiamo un fenicottero. Richiedi veicolo personale? Non posso. Perché? Non hai un veicolo personale attivo, quindi mi sa che c'è qualcosa che non va. L'avrei rotto. Richiedi il rimorchio antiaereo. Non credo di poterlo fare. Svuota rimorchio? Il veicolo personale. Non ho il veicolo. Però. Posso chiamare il centro operativo mobile, però mi sa. Amici. Incoglionisce sto coso, perché non mi fa più cambiare lo stile? Perché non ho più veicoli? Perché non hai più destino, lo so. Cosa?
Perché non hai più i testicoli? Non so. Sì. Penso che vi siete un attimo fraintesi, voglio sperare. Mi scrocchio le dita. E vabbè, cosa sta succedendo? Oh, sono no. Oh, si è rotto. Oh, si è rotto. Sono più testicoli. Andiamo, vieni. Ma no. Lo va vedi bene, capo. Così largo il pantalone? Immagino. Perché io rubo i testicoli. Ah, pensavo ci mettessi i pappagalli. Mi nascondo nei pantaloni. Che paura che mi va, capo. Che paura. Guardi che sono pieno di merda. Capo, sono il suo capo. Sì, mamma, 10 minuti. Vieni qui che puzzo, vieni a annusare. Io suono, capo. Sono un musicista. Ma che è successo, oh, capo? Mi arrendo, capo, non lo faccia più. Lo dicevano che i castrati sono buoni cantori. I castrati sono i capponi. Sono i capponi. Capponi cantori. Sto guidando la macchina, capo, ma credo non fosse questa. No, stavo pensando che... Figo, Silenzio, non tornare indietro. Le faccio una foto, capo. Va bene, lascio a piedi. Mi faccia salire, capo, per favore, faccio un'altra foto. Ecco qua. Hai fatto male, capo? Capo, mi è sfuggita la portiera. Capo, mi ha pistato un piede. Oh, il piede. Capo, ho aperto la portiera della macchina sbagliata. Capo, quest'uomo ha qualche problema. Capo, quest'uomo mi picchia. E fa bene. Capo, cioè abbiamo una stellina. Ma c'ho gli stivali di gomma. Capo, quell'uomo non ha la maglietta. Adesso andiamo. No, ce l'ho messo un po'. C'ho un messo statale. Bella, in una busta nera che vi Capo, possiamo andare. Io abbiamo fatto 5 km. Che palle, elicottero. Vada, capo. Elicottero. Io faccio la vedetta, capo. Sai che fa la trombetta? Sì. Senza testicoli. Ho mangiato i testicoli. Li ha mangiati. Li ha mangiati. Capo, questa è un'acrobazia. Ma le portiere? Ah, no. Vorrei... Questo Grazie. Si chiama cava minchia. Questo è cadere così. Basta. Dica. Sto pensando, ma quando è... Cioè, non mi ricordo più le date che mi hai detto che vanno dei fuori. Se ti dà credo domenica. Così. C'è della polizia che ci sta cercando lì, capo. Allora non devo immediare. Ci hai ritrovato, capo. Devo immediare i slaps and leaves. Capo, c'è un problema. A più presto. Vabbè, scusa, ma. Vabbè, se vuoi, se no, guarda, possiamo fare un'altra volta. Sì, te lo immedio. Sicuro? Dovete fare di babbo. Schiaffi e fagioli. Ah, slap and beans. Yes. Abbiamo qua Terizio con Slap and beans. Signor capo. Cosa? Peppa Pins? Cosa? Slap e Peppa Pig? Ho capito Peppa Pins io. Terizio. No, è una cosa molto più brutta, però va bene, la ripeto. Capo, ci stanno sparando. Io ho notato, non si preoccupi. Capo, vi stanno Capo, sono preoccupato. Non si prego. Tutto bene. Capo, sono ferito. Che preoccupato. Frega un accidente. Capo, a me frega. A lei frega, si gratti se frega. Sfrega anche. Una volta che frega, sfrega. Gratti, scavicchi ma non cavi. Forse cavicchioli. Qua il vino di merda quello. Esattamente. Aspetta di accendere. Tappi ma non tappi. Lecchi ma non pecchi. Credo che sia peggio del tavernello quella roba. E se fosse per i vecchi? Macchi ma non sbacchi. Macchi ma non sbacchi. Di questi ce ne sono a pacchi. No, non lo so. Ma cosa, sono sacchi proprio... di gatti a pacchi. Okay, ma solo per pagare gli sfratti. Hai gatti ma... Il mio cane puzza di cane. Meno male. Pensa se puzzava di pesce. Beh, quando mangia pesce sa di pesce.
cosa si autopondisce? Mangiando. Vabbè, yes. Facciamo il vecchio che c'era al mare da me che dava da mangiare il rosmarino e conigli perché così capo, non le ammazzava capo, con un giapponese. Capo, il capo vuole che me ne vada. Cosa? Il capo vuole che me ne vada. Capo, obbedisca il suo lo capo. Licenzi, si licenzi, cambi capo. Penso, mi fa cambi canale. Capo, ho uno sfregio sul volto che non capisco in cosa consiste. Cambi canale. Capo, mi capo, dice sì, che devo andare lei. Torni sul telefono, capo. È ora. Ciao, capo. Le guardo sul telefono, capo. Bravo. Tanto stavo salutando il mio capo qua a fianco. Bravo, vale, capo. Ciao, capo, sì, ciao. Ma abbaia il mio capo. Ok, adesso mi inquieta questa cosa, quindi lo teniamo, per favore. Pensavo stessi salutando me. No, è qua. È il mio via. Capo qua a fianco. Addio a Las Vegas. No, come si chiamava la città? Era il mio cane. Los Santos. Addio a Los Santos. Las Vegas. E ti affermo con quelle macchine della polizia. Mica non è che sono io che ci voglio giocare. È solo lo giocare so. Me. Sai che cos'è un gatto questo che spara, adesso ci seguono 4 volte tanto. No. Oh, era solo un messaggio. Non c'è le granate. Funambolico. Molto bene, scriverò un commento. Bye. Bravo. Bye, spazzolini. Spazzolini? Spazzolini da denti. Denti che servono ai menti per fare le lenti. Con i deficienti. Bye bye. Capo, abbiamo un problema all'auto. Io volevo andare a dire. E mi sa che non andiamo di là. Mi sa che andiamo all'altro mondo, capo. Bye bye, user disconnected from my channel. Cosa che ha detto lì? Ciupa la pesca. Può essere. Magari pensavo fossero dei camerieri. La polizia che crede di buona. Appena uno rallenta scende dalla macchina. Poveri. Li hanno addestrati. Sì. Ma da quando è il mio clubhouse qua? Da sempre. Ho sempre preso l'altra tangenziale. Eccoci qua. Quanto dura? Che cazzo? Live. Credo questo sia qui è quello tizio che hai ammazzato prima quando siamo entrati. E come mai siamo morti adesso? Mi sa che aveva messo una mina a sentire il suono. Comunque non si vabbè, qui è partito tutto. L'idrante si è già spento. Sì, ho degli aiutanti che sono ottimi. Arrivo, Vieni, non si preoccupi. Sono scoppiate le ultime gomme. Ah, beh. Ma questa è casa sua, capo? Sì, io vivo qua dentro perché l'ho venduto pure la casa. Perché mi fa vedere il mercato? The Beachfront Market. Però dai, è il motorcycle club più costoso come zona. Perché è quello in ma città vicino all'autostrada. Gemma? Persa da bere. Ma c'era tipo il tavolo con le birre, mi pare. C'è di tutto. Ah no, c'è la botte là in fondo. Ma non mi fa fare niente. Alzati. Ah. Cioè, posso guardare la TV? Ah, c'è la TV. Beh, direi c'è che. Magari se l'accendo la TV. Che così possiamo salutarci. Torneremo in live la prossima volta. E è stata una serata proficua, direi, vero capo? Così sono un po' fatto. L'ho visto dalla sua espressione, capo. Signor capo, ha un muro sulla mano. Sì, guardi. C'è dentro un mutuo che paga il mutuo? Guardi, giro intorno. Capo, mi sa che è tempo di chiudere, va? Aspetti che mi siedo non la voi. Vedo. Spengo, mi alzo. Ah no, è qua di fianco, signor capo. Io sono collassato. Non so cosa sto facendo, capo. Io lo aspetto che mi scende a botte. Capo, io non sono appoggiato al divano, sono un po' scomodo. Anche lei, vedo. Cos'è successo? Ho appoggiato io al divano. Ha fatto un botto, sento un botto. Vabbè, Vabbè, direi chiudiamo qui. Sì, vedo che si sta schioccando le mani, sbatto via. Ho fatto anche male. E così.
capo, alla prossima. Speriamo di fare qualche succo. Addio. Ah, bene. Ciao ciao.